La magia, la magia. Che cos'è la magia? Chi la pratica? Di che cosa si occupa? Oggi tratteremo della magia perché molti di voi stanno continuando a vedere e a farmi domande su video che ho fatto riguardo la magia, l'esoterismo e l'occultismo anche 10 anni fa. Allora voglio fare un altro video per soddisfare tutte le vostre esigenze e quindi, come dire, ciak, si gira, perché io non ho effetti speciali. Spero che anche questo video vi interessi, così come vi continuano a interessare gli altri video. Innanzitutto, anche negli altri video ho soprattutto trattato della magia, dell'esoterismo e dell'occultismo contemporanei, perché nel passato erano niente di più e niente di meno che misteri e rituali religiosi, diciamo rituali fortemente simbolici delle varie religioni del passato. Bisogna iniziare a sfatare un mito: che non esista una magia universale, un esoterismo universale o un occultismo universale. Ogni civiltà, ogni cultura ha avuto i suoi culti, quindi le sue religioni, le sue dottrine religiose e quindi anche i suoi segreti religiosi. Per esempio, quando i cristiani erano perseguitati dai romani, che si andavano a nascondere nelle catacombe, non potevano adottare i simbolismi che li facessero riconoscere come cristiani, ma adottavano il pesce, l'ancora e altri simboli che magari per i romani, insomma, non avevano particolare valore, non mettevano un cartello con scritto "siamo cristiani", altrimenti, voglio dire, li avrebbero crocifissi tutti quanti e buona pace a tutti. Invece, ecco, quindi linguaggi occultistici ed esoteristici magari possono essere considerati anche quelli. Quando un gruppo di persone forma una setta, una religione, poi c'è un cenacolo interno per accedere al quale devi conoscere dei simboli, allora quello è occultismo, quello è esoterismo. Però, dicevo, se già di per sé l'esoterismo, l'occultismo e la magia sono fraintese nel mondo moderno, c'è anche tutta una corrente di pensiero magico, esoterico e occultista che, diciamo, oggigiorno già si può parlare di cultura popolare, tipo i tarocchi, che nel Medioevo servivano soltanto a giocare a carte. Infatti, non so quanti di voi hanno avuto di Jacovitti il mercante in fiera, due mazzi di carte che servono a giocare. Quindi probabilmente i tarocchi avevano molto di più degli arcani maggiori. Sono rimasti gli arcani maggiori, ma magari erano dei jolly nel passato, non erano nulla di esoterico. Usualmente oggigiorno i tarocchisti preferiscono leggere soltanto gli arcani maggiori perché chiamano di più l'attenzione. Invece gli altri tarocchi sembrano come i giochi di carte con i segni. E io ho parlato in un video anche dei tarocchi in una larga live e c'è un'eccezione a questo: i tarocchi egizi, che gli ha fatti un barbiere francese, in cui ogni arcano maggiore e minore è differente. Ma se vi interessa questo argomento, che tratti dei tarocchi egizi, mi raccomando, qua sotto, quando sarà disponibile come video questa premiere, fate clic sul cuore, sull'icona a forma di cuore con il dollaro dentro e super grazie si chiama. Oppure intervenite nella chat con un super chat o uno sticker nel corso di questa premiere chiedendomi
un argomento a vostra scelta, magari non necessariamente sull'esoterismo, l'occultismo e la magia. Comunque io posso rivedere qualsiasi video del passato sempre che voi me ne fate richiesta. Però, siccome ho tante richieste e poco tempo, allora sponsorizzatemi per aiutarmi ad andare avanti. D'altra parte, devo rinnovare gli accessori tecnologici. Quindi, bando a questa introduzione, oggigiorno ci occuperemo del lato popolare della cultura pop vincolata ai misteri dell'occulto, della magia e dell'esoterismo. Cioè precognizione, percezione estrasensoriale, ipnosi, sofrologia, chiaroveggenza, chiaroudienza, telepatia, cartomanzia, oniromanzia, caffeomanzia, scrittura automatica, radioestesia, rabdomanzia, eccetera, eccetera. Per conoscere questi fenomeni, invece, alla luce della scienza, vi invito a guardare un mio video che probabilmente sarà uno dei due video che metterò il consiglio qua sopra, perché altrimenti il pubblico si distrae. Innanzitutto rimetterò il video che ho fatto 10 anni fa o meno su questo libro e su altri, e poi metterò un video che tratta di un libro molto importante per comprendere la visione della scienza di questi fenomeni, un libro di Piero Angela, Viaggio nel mondo del paranormale, che ha fatto negli anni 80 una serie di programmi, o a fine 70-78, appunto, come la scienza riesce a sfatare i miti della magia, dell'esoterismo e dell'occultismo moderni. Perché molti maghi, esoteristi ed occultisti neanche sanno che ciò di cui credono essere adepti non erano nient'altro che rituali religiosi e che non sono delle operazioni scientifiche che stanno facendo, come invece pretendeva Aleister Crowley. E su Crowley ho fatto dei video, andateli a cercare, ma soprattutto ne dovrò fare altri. Allora, spogliando questo libro, che è veramente un libro di barzellette, ma mi è costato molto caro, 25.000 lire, quindi facciamo che la metà in euro era, perché ha cambiato 1938 lire un euro, quindi sarebbero 23 13.500 lire, qualche cosa del genere, insomma. Era caro un libro, perché ci compravi cose migliori con 13.000 lire, con 13 euro. 25.000 lire per un libro. Questo, io ho comprato Le Metamorfosi di Ovidio a 26.000 lire. Quindi mi piaceva comprare ogni tipo di libro. Ma vediamo dalla prefazione iniziale, che parla di neutrini, le onde, il contatto psichico, le entità, che fa un guazzabuglio, l'origine dei poteri paranormali, teorie e ipotesi. Cioè non c'è nulla di certo, sono teorie, sono ipotesi, e mescola l'autore o l'autrice, per meglio dire, non dico Laura, però non dico il cognome, magari per evitare problemi, però mescola scienza, fantascienza e superstizione. Infatti, come si vede, la sincronicità mette Carl Gustav Jung, perché Carl Gustav Jung in queste questioni è come il prezzemolo, l'inconscio collettivo, il paranormale, stanno d'accordo, secondo questi autori. Ma il corpo astrale, vediamo altri paragrafi, non li starò a leggere, le teorie parascientifiche, i flussi, le rune, il campo psi, mamma mia, tutte cose, nozioni che mettono un guazzabuglio di teorie e ipotesi. E poi vengono i grafici che sono di estremo interesse. Per esempio, questa immagine, questa sezione del cervello, l'anatomia del cervello. Ora mi dico, che ha a che vedere con un libro di cose che possono essere tacciate di paranormale? Non lo so, non lo so.
E poi sempre la cosiddetta ghiandola pineale, che sarebbe il fulcro di ogni teoria del paranormale, tanto asiatica come occidentale. E invece è una qualsiasi ghiandola fisiologica, come quelle suprarenali. Però io non so perché ce l'hanno con la ghiandola pineale, che è quella che secerne la melatonina per dormire di notte e la serotonina per stare svegli. Ma è una ghiandola come qualsiasi altra, come anche il pancreas. E poi ecco altre immagini scientifiche del cervello. Quindi qualsiasi cosa di scientifico è attribuito a questo organo viene accompagnato da una caterva di cose senza senso, che sono chiamate teorie alternative perché la scienza non le riconosce, e chi più ne ha più ne metta, perché soltanto basta che si sbizzarrisce l'immaginario dell'autrice e del lettore. Quindi sedie che volano, fantasmi che parlano, siamo tutti sensitivi. Qualsiasi cosa esso voglia significare, anche avere allucinazioni nottambule, e siamo sensitivi. Poi la lettura della mano, perché uno nasce già con un destino e ce l'ha scritto nella mano. Io dico, se un operaio in una fonditrice si ustiona la mano, era destino la piaga che gli viene, e come bisogna leggerla? Oppure un incidente che non ti fa più leggere la mano? Perché veramente, se uno si taglia la mano o se lo ustiona, e allora che fare? E si possono leggere le piante dei piedi? No, perché io ce le ho lisce, no? Che faccio? No, ma poteri paranormali e società, infanzia solitaria o infelice, o comunque il superamento di dure prove nell'esistenza, cosa niente affatto strana, del resto, se si considera l'acquisizione di certe facoltà come il risultato di un duro cammino compiuto verso la coscienza. Quindi chiunque si può riconoscere in uno che ha i fenomeni psicologici. Un'infanzia solitaria infelice, il superamento di dure prove. Certo, io dovevo studiare molto duro a scuola, quindi sono un paranormale, sono un perito paranormale, infatti sto ancora in vita. Ma dai, su, ecco, facciamo questa disamina giusto perché molte persone me l'hanno chiesto. Il giusto atteggiamento, pecore e capre a confronto, sorvoliamo, non mi interessa. Io questo libro lo lessi da giovane. Rintintin, no, lo lessi. Suggerimenti e pratiche per aumentare le potenzialità paranormali. Il sensitivo apparirà molto attento alle proprie abitudini, anche a quelle alimentari. Certo, perché magari se mangi molti fagioli non ti viene da essere paranormale, ma per accumulare il prana. I cereali, gli alimenti vivi, perché contengono in sé un seme di vita capace di germinare anche dopo anni e anni, sono tra tutti i prodotti alimentari quelli più ricchi in prana. Ma anche i pinoli germinano dopo anni e anni. Ma allora perché non mangi pinoli, scusa? Ma che ragionamento! Mamma mia, mangiati un cocco! Anche il cocco germina nelle spiagge dopo anni e anni. Ma che significa? Che accumula energia dal sole. Ma dai, mangiati le fotocellule di un pannello fotovoltaico. Così sei high tech dentro. Ma dai, l'ambiente, il luogo più adatto per una sperimentazione all'aperto. Certo, non sotto gli alberi, soprattutto quando ci sono tormente e diluvi, perché ti può prendere una saetta. Chiaro, non è il luogo ideale dove meditare fuori, no? Il momento più adatto. Il plenilunio è il momento di massima espansione dell'emotività, delle forze sottili latenti, della sensibilità e della medianità. Non è vero, perché Nino Manfredi diceva con crema e gusto ogni momento è quello giusto per meditare, forse, non lo so. Poi i limiti del paranormale, la paura e i falsi fenomeni. Ah, perché nel paranormale ci sono falsi fenomeni. Bisogna avere paura? No, non bisogna avere paura dei falsi fenomeni. Se li prendi per veri, fa lo stesso. Le prove di laboratorio, vabbè, casi celebri. Tutti scrittori che hanno scritto sul paranormale, ma evidentemente chi qualsiasi c'è capace di scrivere sul paranormale. Anche l'autrice di Harry Potter ha scritto sul paranormale, no?
ci hanno fatto dei film e molti credono che siano realistici. Mamma mia, piante, animali e poteri paranormali. Ma dai, su, sorvolo, sorvolo. Qua dice che se su un vaso ci scrivi cresci e su un'altra pianta non ci scrivi nulla del vaso, su un'altra ci scrivi muori, guardate, lì dove è scritto nel vaso cresci, la pianta è cresciuta molto. Lì dove non è scritto nulla, la pianta è rimasta la stessa e lì dove è scritto muori, la pianta si è seccata. Forse si sono scordati all'ultima di dargli acqua. A quella in mezzo non gli hanno dato fertilizzante e a quella dove gli hanno scritto cresci le hanno dato le due cose. Ma a parte che non c'è nessuna prova, perché queste sono foto, capito? Queste sono foto. E poi chi mi dice che l'ultima sia secca? Non mi sembra secca, mi sembra che stia germinando appena. Quindi sono per me le tre fasi della crescita di una pianta, di un arbusto, non quello che dicono. Però vabbè. Balle, balle, balle al quadrato. Breve storia del paranormale. Breve storia, appena 2 pagine. Allora c'è poco da dire. C'è poco da dire. Tecniche di base, la respirazione, la concentrazione, ma sono tutte cose di yoga, la meditazione. Infatti lo yoga, come praticato oggi modernamente, non ha più a che fare con la religione buddista o indù. La visualizzazione, il rilassamento. Tu puoi praticare lo yoga come una ginnastica. Il Tai Chi Chuan come una ginnastica, non è che il Qigong e il Pranayama come ginnastica. Le scuole occidentali, l'ipnosi, che veramente è una suggestione. Poi che altro dire? Perché la sofrologia, la psicodinamica, le placche di Calgaris, l'agopuntura, il Ganzenf, io non so fino a che punto c'è spazio nella memoria del cellulare perché purtroppo non mi dà un tempo ancora disponibile. Le scuole orientali, lo yoga, il lato occulto dello yoga, cioè che in pratica che è il lato occulto dello yoga? Il sé o anima, il corpo sottile, il corpo fisico. Ma questa è la teoria dello yoga, la teoria classica religiosa. E te la spacciano come occultismo. Ma questo è yoga normale, quello che si pratica nei ginnasi. E poi naturalmente c'è questa teoria che era medica un tempo della Ayurveda, ma adesso in India lo yoga lo praticano come gli occidentali, come i nordamericani, con una spiegazione scientifica, moderna, medica. E queste sono le posture dello yoga. Se meditare e praticare una pratica religiosa è una cosa, ma non è occultismo, capito? E non è acquisire poteri paranormali. E quindi state attenti a questi ciarlatani che ancora continuano a vendere dei libri facendovi credere che è yoga, ma sono teorie religiose. Lo yoga oggigiorno si spiega con le teorie mediche, non con le teorie religiose e metafisiche, capito? Sarebbe come spiegare le cose della scienza oggigiorno con la metafisica di Aristotele, che ha fatto la sua epoca, è stata utile. Però ormai nulla, lo Zen anche, che è una forma di meditazione, ma se tu la pratichi per ottenere chissà che cosa, la pratichi in seno al buddismo Zen. Ma la meditazione Zen la puoi praticare soltanto per rilassare la mente, nella postura Zen, che si chiama Zazen in giapponese. E capito? Allora leggi la metafisica di Aristotele e stai leggendo un pezzo di archeologia, non un pezzo di scienza. È lo stesso che leggere la Repubblica di Platone cercando di fare politologia. È sbagliato. E quelle erano le concezioni politiche di 2000 anni fa. I test attitudinali relativi alla percezione extrasensoriale. Che bufala! Ecco, evitate tutti questi temi che vi sto leggendo con queste carte qua, le carte Zener. Mamma mia, che bufala! Questo prima o poi le indovini le carte. Ci sono 25, almeno 5 corrette escono. Ma è una questione di statistica. Insomma, le carte di ogni tipo, indovinare i tarocchi, le carte. Cioè, è veramente lo sperimentatore, come si devono collocare. Ma veramente, leggete, il libro di Piero Angela, Viaggio nel mondo del paranormale, o guardate il mio video. Che vi metterò a fine di questo assieme a un altro. Scatole piene, scatole vuote. Cercate nel mio canale esoterismo, occultismo, magia,
che io cerco un po' la lettura dell'aura di sbugiardare queste tematiche. Qua sarebbe il corpo astrale che si alza. E addirittura è arrivato un autore di paranormale a scrivere che la frase Lazzaro alzati e cammina sarebbe riferita al corpo astrale. Poi da scrive un uomo di 65 anni pensionato, bla bla bla, tutte balle. Io strapperei ogni pagina, però mi piace conservare i libri che compro. Io sapevo che questo era un libro di bufale, però l'ho voluto comprare. E vabbè, che altro c'è? Perché saltiamo un po', zoppiamo. Se non ci sono cose, la previsione del futuro con sistemi di appoggio. Eh sì, perché già che ci stai non riesci a immaginartelo il futuro, devi avere sistemi di appoggio. Poi vai a pagare qualcun altro perché ti lega cartomanzia, i tarocchi. Voglio dire, ma che ne sa uno? Già non lo sa lo psicologo nulla della tua vita, lo va a sapere un cartomante. Che erano giochi di carte una volta, altro che per prevedere il futuro. E a me queste cose mi imbippano non poco. E vabbè, poi come disporre i tarocchi, che è tutto arbitrario, a croce. E stiamo arrivando alla fine, speriamo che non si tagli prima il video. Tutti i vari schemi che non servono a nulla, non servono. Infatti ce ne sono tanti perché neanche uno è buono. E non so, se tu non sai che lavoro fare, veramente ti metti a leggere i tarocchi, magari oniromanzia, cioè attraverso i sogni. Vabbè, questo era anche degli antichi romani, ma è tutta una supposizione religiosa. Poi vabbè, vi parlerò di altro. Qua c'è il wiwa, molti è wiwa, che poi significa sì sì in francese e tedesco. Grande bufala questa, che può tradire l'incosciente di una persona o di due, oppure magari se c'è un operatore dell'occulto ti legge quello che vuole lui, sapendo quali sono diciamo le tue aspettative, ti legge quello che vuole. Ecco, quindi io ho letto per voi questo. Ah, e poi c'è la scrittura automatica. Uno scrive presumibilmente senza rendersi conto di quello che scrive, cioè un analfabeta, no? E che scrive in un altro idioma, radiostesia e rabdomanzia con il pendolo, la chiave, il pendolo, insomma, ecco qua, assurdo. Non so, una cosa più assurda dell'altra. La radiostesia, la rabdomanzia, quelli che vanno a cercare l'acqua, non so, il fenomeno PK è accaduto, che muovere con la psicocinesi un oggetto che sta sotto vuoto. Tipo, non so, prendi un prodotto in conserva e lo muovi con la mente. L'uovo di Colombo, vabbè. Allora, voi che ne pensate di tutto questo? Secondo voi esistono cose occulte? Esistono i misteri dell'occulto? Quali di quelle cose che ho enunciato prima secondo voi sono vere? Quali false? Commentatelo qui sotto e condividete questo video affinché anche altri possano commentarlo. Avete delle reali esperienze personali che vi fanno credere che in realtà i misteri dell'occulto esistono, che esistono insegnanze esoteriche e occulte, che la magia esiste, è reale e funziona, oppure no? Fatemelo sapere, mi raccomando, scrivetelo nei commenti. E poi soprattutto, perché io faccia altri video, ve l'ho ripetuto prima, comprate un super chat e uno sticker e commentate nella chat qua, perché ancora è Premier, no, sta per finire. Compratevi un super grazie qua sotto questo video, qualsiasi altro di cui voi volete una continuazione. E se comprate il super grazie, il vostro commento sarà messo in evidenza, non per arte di magia
non per arte di magia, ma per il denaro che pagherete voi. Più pagate e più il super chat e lo sticker e il commento saranno messi in evidenza. Allora vi ringrazio di tutto. Già sarà andata in onda la premiere che ho fatto perché me l'ha richiesto il mio amico Gabriele, però lui non mi paga perché è un homeless. Però se farete dei donativi io potrò aiutarlo. Quindi comprate sotto il video suo, che io saluto Gabriele, comprate dei super grazie, vedrò la forma di poterlo aiutare meglio. E se comprate super grazie qua, magari sì, tratterò di aiutarlo anche con i super grazie degli altri video. Devo vedere come lo posso aiutare. Allora, vi ringrazio a tutti. Poi il video mi verrà molto pesante da editare perché lo voglio fare 4K ultra mega, non so che cosa, ci metterà 3 ore a editarlo. Poi bisogna vedere quanto a pubblicarlo e a mettergli i sottotitoli. Però vi ringrazio di tutto. Mi raccomando, super chat, sticker, super grazie. Abbonatevi al canale se potete. Potete scegliere, poi vi apparirà una barretta, voi scegliete nei super grazie, nei super chat, nei super sticker e nell'abbonamento quanto. Se voi non volete pagare quello che vi dice, scegliete l'intensità del pagamento. Andate dai centesimi di euro a più di 200 euro. Dipende, mettetevi una mano nel cuore e un'altra nel portafoglio e fatelo non solo per me, ma anche per il nostro amico homeless Gabriele, che lui ha il canale A Homeless, e troverete il link del suo canale nel mio video dove lo saluto, che è una premiere, quindi andatevela a vedere, che dovrà uscire, cioè dovrà essere già uscita quando io farò uscire questo video. Allora vi ringrazio di tutto, 27 minuti è troppo, perché poi viene molto pesante, probabilmente ci metterà 4 ore a editare, ci mette 3 volte di più di quello che dura, o 4 di quello che dura il video, o 5. Però vabbè, vi ringrazio di tutto e alla prossima. Chiedetemi con un super grazie quale libro vi interessa che io parli, magari cercherò di comprarlo per recensirlo, perché ho 3 biblioteche, ma non è detto che li abbia tutti i libri. Io ho letto di tutto perché ho letto di tutto un po'. Ciao.